Bentrovati a Tutto il bello che c'è. Margherita è una bambina di 11 anni, gioca a basket in carrozzina, pur essendo normodotata. A farle scegliere uno sport paralimpico, l'amicizia con un suo compagno di classe con una disabilità. Certamente è una fuoriclasse, Monica Matano. In carrozzina non puoi fuggire. Sei bloccato, la distanza fra te e l'avversario è fissa. Quindi la morale è: se non puoi scappare, non puoi aver paura. Ho voluto leggere questa parte perché rappresenta molto la sua vita, come ha affrontato la sua disabilità. Dover affrontare l'avversario che nella sua vita era proprio la meningite. E perciò non puoi aver paura. Undici anni e non sentirli. È una piccola saggia, Margherita Contrastini. Non ha tempo per influencer e TikToker. L'esperienza nella Bebe Vio Academy ha cambiato la sua vita. Un mondo scoperto grazie al suo amico Jonel, compagno nella scuola dell'infanzia. Margherita si avvicina al mondo paralimpico, impara il significato dell'inclusione e, pur essendo normodotata, decide di praticare il basket in carrozzina, uno degli sport più diffusi al mondo, presente in 75 paesi. All'inizio non ero bravissima, era difficile, ma poi ci ho preso la mano ed è stato davvero divertente imparare e scoprire che ero diventata brava. Viene notata dagli allenatori della Breantea 84, una storica società lombarda con 150 atleti e 5 settori sportivi. Grande attenzione verso le persone con disabilità. I ragazzi all'inizio dobbiamo farli appassionare a questo sport, perché se chiediamo tutto subito o troppo subito rischiamo di perderli per strada. Secondo me è proprio un'esperienza da vivere, perché anch'io l'avevo già visto in televisione anche il basket in carrozzina. Però tutto quello che c'è attorno è veramente... ti prende. Margherita affronta 50 minuti di tragitto da Milano a Meda due volte alla settimana, spesso terminando i compiti in auto, pur di sentirsi parte di un progetto ambizioso e gratificante. Ci piace credere che Margherita possa essere un inizio, quindi tante altre piccole Margherite in giro per l'Italia per far sì che questa disciplina possa prendere piede anche altrove. Gli allenamenti a settembre 2023, la prima partita ufficiale a dicembre nel campionato WISP che disputa insieme con la squadra giovanile. Nel secondo match fa centro, un'emozione difficile da dimenticare, urlata al cielo come quel nome. 3, 2, 1, questa è Breantea! Una squadra, un gruppo, una famiglia. Vincere sempre la partita dopo, per noi, perché comunque è bello, si fa per gioco, si fa per divertirsi, però siamo competitivi e dobbiamo vincere sempre. È impossibile allenare quei ragazzi. Non devi trasformarli nei Lakers, devono solo sentirsi una squadra. Non so se siete coraggiosi o matti, I break your heart. Ma so che questa è la vostra occasione di essere campioni.